riteniamo che l'atteggiamento e la posizione dei grillini sia compatibile con la serietà che questa fase impone. Ascolteremo quello che adesso Draghi ci dirà e quindi ovviamente noi siamo sempre stati un movimento molto responsabile, costruttivo e positivo. Proprio per questo riteniamo che non possiamo andare avanti con i 5 Stelle e le loro sceneggiate, ricatti su questioni, poi termovalorizzatore, ma non è urgente a Roma un termovalorizzatore con la crisi dei rifiuti che c'è, o sulla politica estera. Quindi riteniamo che il problema siano i grillini, la loro crisi, il loro fallimento, le loro scissioni che rallentano e ostacolano l'attività del governo, e su questo saremo molto chiari nel sottolineare, nonostante la mosca che arriva e ci porta notizie, con i 5 Stelle è impossibile fare un'azione costruttiva e anche perseguire gli obiettivi per il quale Draghi è stato chiamato a guidare un governo e che immagino oggi ci ricorderà lui per primo. Quindi quale può essere la soluzione? Ascoltiamo e vediamo, cioè noi abbiamo anche espresso ieri delle posizioni con la nostra delegazione di vertice del centrodestra al Presidente del Consiglio, con chiarezza, con lealtà, con serietà, vediamo cosa dice lui perché nessuno sa ancora. Ieri sera com'è andato l'incontro? Ma guardi, non ho partecipato, so le cose che sono state dette nei comunicati, abbiamo espresso alcune priorità, è chiaro che per noi i temi della sicurezza, del contrasto all'immigrazione, e la difesa delle partite IVA e tante altre questioni sono di assoluta importanza. Vedremo anche su queste cosa dirà Draghi, mentre i famosi 9 punti dei grillini per la gran parte ci sembrano irricevibili, pretestuosi e non compatibili con l'agenda di governo, quindi quello che avete letto. Apertura solo su cuneo fiscale e superbonus di quei 9 punti? Ma guardi, ma noi su cuneo fiscale ne siamo favori prima che qualcuno scherzi 9 punti. Superbonus ha fatto ripartire l'edilizia, se poi ci sono cose che non hanno funzionato vanno riviste, ed è quello che si è detto da più parti, ma noi siamo quelli che hanno inventato le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie molti anni fa con altri governi. Siamo favorevoli a misure di questo tipo, ovviamente aperti alla revisione, così come sul reddito di cittadinanza. Riteniamo che si debbano rivedere le politiche di tutela delle fasce più deboli della popolazione.